Sì, è stata una sconfitta strana perché dopo 20 minuti ci hanno espulso un giocatore e quindi da lì la partita si è un po' compromessa. Ecco. Eravamo stati bravi comunque a recuperarla e a rimanere vivi fino all'ultimo, poi c'è stato uno sbaglio, ma succede nel calcio e adesso dobbiamo ripartire da Como. La nota positiva è il tuo gol, da quella posizione difficile fallire per uno che è il tiro come Caprari. No, la potevo mettere o là sopra o magari sperare in una deviazione di un difensore. Ho provato a calciare sopra e è andata bene, ecco. Ma io speravo in questo, ma adesso viene prima la squadra, come ho detto. Veniamo da due sconfitte e dobbiamo subito rialzarci per rimanere aggrappati lì in La alto. tua sostituzione te l'aspettavi in quel momento? Sì, perché il mister mi aveva chiesto se ero stanco e io sinceramente ho detto di sì, perché comunque avevo corso tanto, me ne ero accorto che avevo corso tanto e quindi pensavo che in quel momento era giusto che magari entrava uno più fresco di me. Bisogna rialzarsi subito, comunque quando non si può vincere dobbiamo pareggiare le partite e questa era una di quelle. È arrivata la sconfitta all'ultimo, adesso ripartiamo da Como per vincere.